Dottore, quali risultati si aspetta da questo incontro tra esperti e utilizzatori delle soluzioni PECTA di GLS Care? Ma allora, l'importanza di questo incontro è che siamo riusciti a mettere insieme esperti da tutta Europa in differenti campi di applicazione dell'imaging molecolare con PET e quindi ci aspettiamo di avere non solo una discussione fruttuosa, ma anche di avere delle soluzioni in merito ai problemi applicativi e in alcuni casi normativi che ci sono rispetto all'utilizzazione non solo delle nuove tecnologie. Quindi macchine che consentono di vedere lesioni sempre più piccole in maniera sempre più specifica, ma anche sull'applicazione dei nuovi radiofarmaci, quindi molecole che ci consentiranno non solo di fare delle diagnosi in ambito oncologico, neurologico e cardiologico, ma anche in ambito oncologico di fare delle caratterizzazioni delle neoplasie sul singolo paziente e quindi poter valutare quali terapie possono essere più efficaci e di valutare in maniera corretta e precoce l'efficacia alle varie terapie disponibili. Tutto questo per arrivare ad avere una medicina veramente personalizzata, che possa dare dei benefici dei benefici per i pazienti, che quindi far sì che si possa migliorare non solo lo stato della diagnosi, ma anche lo stato della terapia per tutti i pazienti. Ci vuol parlare delle nuove prospettive diagnostiche per il tumore alla prostata? Uno dei più grandi problemi, clinici nell'ambito del tumore della prostata è la ripresa di malattia dopo trattamento radicale appunto per tumore della prostata, perché si sa che in una elevata percentuale di pazienti si assiste ad una ripresa di malattia che, normalmente si evidenzia con un aumento del PSA. In questo momento, appunto, quando c'è un'evidenza di una ripresa di malattia, è fondamentale avere delle metodiche di imaging che possano evidenziare dove la ripresa di malattia si è verificata. Ci sono diversi sistemi diagnostici per visualizzare questa ripresa, ma sicuramente la PET, ed in particolare la PET con un tracciante che si chiama colina, è uno studio total body, cioè che può studiare tutti i distretti corporei e che è in grado appunto con un singolo esame di evidenziare la sede di ripresa di malattia. Questo è un fatto fondamentale che ha un grossissimo impatto per il paziente appunto operato per tumore della prostata, perché la conoscenza della ripresa di malattia e soprattutto la localizzazione di questa sede di ripresa di malattia può determinare un importante impatto terapeutico, perché invece di eseguire un trattamento sistemico, come per esempio attraverso la terapia ormonale, è possibile agire direttamente sulla sede di ripresa di malattia, sia con metodiche di tipo chirurgico, sia con metodiche di tipo radioterapico, e in questo modo si può avere un importantissimo beneficio per il paziente. La colina è appunto allo stato attuale il tracciante più comunemente utilizzato e più noto in questo ambito, è altamente riconosciuto dalla letteratura scientifica e viene utilizzato diffusamente in questo ambito, e adesso c'è anche lo sviluppo di tutta una serie nuova di traccianti che sembrano molto promettenti per lo studio della patologia prostatica, sia in fase di stadiazione, quindi prima di intervenire chirurgicamente o con radioterapia per il tumore prostatico, e sia in fase di restadiazione, quindi dopo il trattamento di tumore prostatico. Qual è l'impatto delle metodiche PET in oncologia? La PET e la PET-TAC è uno strumento davvero versatile per l'oncologia ed è molto utile nella gestione del paziente oncologico. Questo perché, da un lato, ci permette di stadiare la malattia, vale a dire di valutarne l'estensione, dall'altro, ci consente anche di valutare una prognosi, cioè l'aggressività della malattia, attraverso degli indici di tipo quantitativo. E infine, nel corso del trattamento, ci consente di valutare precocemente l'efficacia dei trattamenti. Tutte queste potenzialità della PET fanno sì che il trattamento del paziente oncologico possa essere davvero personalizzato. Ad esempio, se noi stiamo conducendo un trattamento e valutiamo precocemente con la PET che questo trattamento non risulta essere efficace, abbiamo la possibilità di portare il paziente a un trattamento di seconda linea, quindi un trattamento diverso. Questo consente naturalmente non solo di avere una migliore efficacia, ma anche di evitare delle inutili tossicità per i pazienti.
In alcuni casi, ad esempio nel caso del tumore del polmone, la PET è uno strumento fondamentale proprio nell'approccio iniziale, sia per poter avere una diagnosi, quindi identificare i punti delle biopsie per poter fare una diagnosi più completa, sia proprio per guidare la scelta terapeutica. Nel caso ad esempio di interessamento determinato con la PET di malattie nella parte centrale del torace, cioè nel mediastino, si può decidere di non portare il paziente a intervento chirurgico, ma ad esempio di portarlo a un trattamento integrato più complesso che prevede una parte iniziale con la chemioterapia e solo in una parte successiva alla chirurgia. Quindi è uno strumento che è sempre più riconosciuto in ambito clinico, in ambito scientifico, da tutte le società scientifiche e che consente davvero di curare meglio i pazienti. Buongiorno, si può dire per quale motivo Novartis investe nel progetto Academy, ma ancora di più perché investe in un sistema di misurazione del sistema sanitario? Novartis è un'azienda che vive di ricerca e vive di innovazione, vive di programmazione nel lungo periodo. Il modello di sviluppo di Novartis, come gran parte delle industrie farmaceutiche, si basa su investimenti di lungo periodo. Quindi noi operiamo con tranquillità e siamo in grado di dare il massimo di beneficio al sistema sanitario se il sistema sanitario è stabile e quindi permette in maniera sostenibile l'accesso all'innovazione. La misurazione dei sistemi, essendo un'azienda privata, è una delle cose che ci fa dire che è il miglior modo per garantire la sostenibilità. Tutto quello che è misurabile in qualche modo è modificabile, spesso quello che non si misura può essere considerato anche uno spreco, perché non sappiamo in realtà se stiamo facendo le cose giuste. Quindi per noi misurare è un contributo alla sostenibilità. Ma il sistema sanitario nazionale si lascia misurare? Il sistema sanitario nazionale in realtà sono molti sistemi sanitari nazionali, quindi se dividiamo il Servizio Sanitario Nazionale nelle sue componenti regionali, nelle sue componenti di aziende, nelle sue componenti ospedaliere, troviamo tutti gli esempi, troviamo gli esempi dei sistemi che vogliono misurarsi, ci sono i sistemi che vorrebbero misurarsi ma non hanno gli strumenti e ci sono i sistemi che non vogliono misurarsi. Quindi speriamo che sempre di più i sistemi vogliano misurarsi e noi speriamo di poter contribuire a questo. I cittadini ne avranno beneficio, secondo lei, da un sistema così rinnovato? Io credo che, come cittadino, credo di poter dire sì, perché se si può fare della programmazione, quindi se l'allocazione delle risorse è fatta in maniera intelligente e sistematica, è sperabile, è pensabile che le risorse possano essere messe là dove sono maggiori le necessità per i cittadini. Vi ritrovate nella proposta del cruscotto per monitorare il sistema regionale delle imprese sanitarie locali che è stato presentato in questa occasione? La Regione Sicilia apprezza molto favorevolmente questa esperienza perché è un modello nel quale si ritrova per via del fatto che negli ultimi anni lo stesso Servizio Sanitario Regionale è stato un laboratorio di sperimentazione. Negli ultimi anni si è cercato già da adesso di omogenizzare il sistema di raccolta dei dati sia su base gestionale che per la valutazione delle performance delle aziende sanitarie, per cui ritengo che l'applicazione di questo modello unitario che dia informazioni significative, non dati disaggregati, possa trovare la Regione assolutamente pronta a recepire un sistema di questo genere che possa mettere in chiaro i dati gestionali e di esito delle nostre aziende e misurare quindi e valutare le performance sia degli operatori ma soprattutto del top management deputato a gestire organicamente le intere strutture. A suo modo di vedere, i cittadini ne avranno beneficio da questo sistema di valutazione delle performance? Assolutamente sì, io credo che l'obiettivo più alto di un modello di questo genere non soltanto aiuti il decisore politico nella pianificazione strategica e quindi nella governance del sistema sanitario, ma soprattutto dia ottimi risultati in termini di soddisfazione dell'utenza. Io credo che i cittadini, che sono poi il fruitore
servitore vero del sistema debba necessariamente, oltre naturalmente agli operatori che possono trovare anche maggiore motivazione, maggiore soddisfacimento nell'espletamento del proprio lavoro, ritengo che si possa tradurre tutto in una maggiore trasparenza, accountability, come si dice, di rendicontazione, quindi agli stakeholders, di quello che può essere il bilancio sociale di un sistema che è quello sanitario, che credo sia il più importante nella nostra organizzazione, nella nostra società, perché è quello che tutela il bene comune della collettività, ovvero quello della salute. Oggi viene presentato questo cruscotto per l'organizzazione delle attività sanitarie delle regioni e quindi le chiedo se la regione Lombardia in qualche modo apprezza questo tipo di organizzazione e se la potrà fare proprio. Ma certamente, la regione Lombardia ha da molti anni investito ingenti risorse per raccogliere dati da tutto il sistema sanitario, di tutte le attività sanitarie e quindi permettere attraverso le misure e i confronti di vedere i fenomeni e investire meglio le risorse. Quindi è una strategia che noi stiamo seguendo da molti anni e che intendiamo approfondire sempre di più anche per migliorare la cura delle patologie croniche che oggi sono il vero tema del sistema sanitario. Ne avranno beneficio i cittadini da questa nuova organizzazione? Ma certamente sì, oggi noi siamo in un sistema che ha risorse limitate con bisogni sempre crescenti, quindi la capacità di cogliere dove queste risorse possono essere meglio impiegate è fondamentale.